frequentato le scuole locali fino all'età massima consentita, sono andato all'asilo, cioè fino ai 5 anni, col girello. Questo si era incastrato 1 anno e mezzo, abbiamo dovuto aspettare proprio lo sviluppo dell'anca per sbloccarmi. E all'asilo ho avuto l'opportunità di conoscere diversi bambini che ho osservato da vicino e adesso ve li ripropongo. Ed è un piccolo esercizio di stile. In questo asilo c'erano bambini provenienti un po' da tutte le parti d'Italia, alcune parti d'Italia, e quindi comincerò a farvi vedere questi bambini mentre chiedono 5.000 lire al proprio genitore per comprare la palla e giocare con gli amici e promettono successivamente di fare i compiti. Comincerò con il bambino Veneto. Babbo, guarda, dammi 5.000 franchi, vado a comprare un ballon. Andiamo a giocare con Gigio e Tony. Torno a casa stasera a fare i compiti, se domattina non so la lezione, c'è mia colpa, mia massima colpa, babbo. Bambino ferrarese. Papà, ascolta, dammi 5.000 lire che vado a comprare il pallone. Andiamo a giocare con William e Gianluca. Non sto mica lontano, non vado mica lontano, rimango a giocare in faccia alla nonna. Papà. Bambino milanese. Papà, cazzo, mi dai 5 sec che vado giù al bazar, vado a comprare la palla campione del mondo del 1982 con tutte le firme dei campioni, andiamo a giocare io, il Ciucci, il Titi, l'Inni, Ciccirini, Nini, devo giocare vicino a Gainata, che la rata è 19.47, torno a casa, gioco un po' con il Super Nintendo, 36 milioni di colori, dopo, solo dopo, forse faccio i compiti, cazzo. Bambino romano. Va, mi sganci una viotta, mi vado via il pallone. No, gioca con Gigetto il Frociolaro e Nandino il Babbione. No, gioca vicino a Torvagnanica. Oh, per fare i compiti sto tornando a casa verso... E sei? E sette pure. Ma va, se mi cerchi c'ho il telefonino, che cazzo mi frega? Bambino svizzero. Genitore, se mi dai 5 franchi vado a comprare una sfera. Andiamo a giocare con i miei soci, il Vanetti e il Tön. Mentre che siamo lì che giochiamo con la sfera, giochiamo anche i 4 cantoni. Alle 19.47 torno a casa, do un'occhiata alle mie devozioni, che forse domattina ci avrò un'audizione nelle discipline matematiche, e poi magari ti do una mano a riassettare il tinello, genitore, dai. Bambino siciliano. Mi servono 5 milioni. Cosa ne devo fare? Non si deve sapere. Con chi devo andare a giocare? E non te lo dico. Pace. Ed ora ultimo, ma non ultimo, il bambino napoletano.
Papà. Papà. Chi sto guaglione tiene voglie pazziane? E lasciatelo fare. Finito, grazie.